Buon pomeriggio, benvenuti a un nuovo appuntamento di Spazio Web Bambini qui su FDM TV. Bambini, oggi doveva venire a farmi compagnia il mio amico Drillo, che però è un gran ritardatario, ancora non arriva, uffa! Eccomi, sono arrivato, scusa del ritardo, ci sono anch'io, ciao a tutti! Drillo, benvenuto, meno male, come sempre sei un po' ritardatario. Vabbè, cominciamo la nostra puntata con il video del percorso motorio che ho preparato per voi per aiutarci a stare in forma anche a casa e che ci dimostra come sempre il nostro piccolo Antonio. Vai Antonio, ciao! Cos'ha in bocca? Fa un po' vedere, ma è la carta del cantaballo. Sì, facciamo un po' di cantaballo. Sì, guardiamo il video che ho preparato dove vi dimostro gli esercizi motori cantati e ballati in compagnia del cantaballo, imitando i movimenti degli animali. Siamo pronti? Allora guardiamo insieme il video. Giochiamo con le card motorie, imitiamo il movimento di altri animali. Vediamo il primo animale. Nel mondo ci sono tanti animali, sono tutti molto speciali. Guarda questo chi è? E muoviti insieme a me. È una lumaca. Come facciamo a trasformarci in lumaca? Guardate, ci sediamo, appoggiamo bene il bacino a terra, appoggiamo la schiena, portiamo sulle gambe e poi le ginocchia vicino alle orecchie. Più che potete, imitiamo il guscio di una lumaca. Wow, bravissimi! E ora andiamo avanti. Nel mondo ci sono tanti animali, sono tutti molto speciali. Guarda questo chi è? E muoviti insieme a me. Qui c'è un serpente che striscia. Il serpente lo imitiamo in questo modo. Andiamo giù, pancia a terra. E strisciamo come se fossimo un serpente. Ora solleviamo su il busto e sibiliamo come un serpente. Muoviamo anche la testa. Ah, bravissimi! Passiamo alla prossima card. Nel mondo ci sono tanti animali, sono tutti molto speciali. Guarda questo chi è? E muoviti insieme a me. È un topolino, piccolo piccolo. Per imitare il topolino andiamo ancora una volta giù, appoggiamo il bacino sui talloni, portiamo la fronte a terra e portiamo le braccia lungo i fianchi così. Siamo dei topolini, piccolissimi. Andiamo alla prossima card. Nel mondo ci sono tanti animali, sono tutti molto speciali. Guarda questo chi è? E muoviti insieme a me. È una libellula. È bellissima questa libellula. Come possiamo fare per imitarla? Guardate, pancia a terra, apriamo le braccia in fuori, pieghiamo una gamba e portiamo l'altra gamba sopra il piede. Così. Ci riuscite? Proviamo anche con l'altra gamba. Wow! Io mi sento una libellula e voi? Ciao! Che bello, ma tra gli animali io non c'ero. Come mai? Sì, Drillo, ci sarai al prossimo appuntamento. Imiteremo anche un coccodrillo. E per fare tutti questi movimenti, sapete, il nostro corpo ha bisogno di tanta energia. Ma da dove la prendiamo tutta questa energia? Dal cibo. Come ci spiega meglio la dottoressa Francesca Poggiante, che partecipa al progetto Sano Giusto e Con Gusto. Sano Giusto e Con Gusto. Esatto, il progetto Sano Giusto e Con Gusto e oggi è in compagnia delle simpaticissime Ole e Ilvia. Guardiamo il video che hanno preparato per noi. Ciao bambini, vi ricordate di me? Sono la dottoressa Poggiante che vi parla di alimentazione e oggi parleremo dell'energia che ci occorre per svolgere tutte le attività della giornata. Ma dove possiamo trovare questa energia? Ma certo, negli alimenti.
e in particolare nei nutrienti nei suoi contenuti. E quali sono questi nutrienti? Per esempio gli zuccheri. Gli zuccheri li conoscete? Li troviamo nella pasta, nel pane, nei cereali e ci forniscono tanta energia. Le proteine si trovano nella carne, nel pesce, nel pollo e ci fanno crescere i muscoli. E i grassi li troviamo nell'olio, sono grassi buoni e li troviamo anche per esempio nelle merendine e nei insaccati troviamo però i grassi che sono dannosi alla salute. Quindi sali minerali, frutta e verdura e tanto altro. Per crescere sani bisogna mangiare in modo vario e c'è un gioco sul sito di Sano Giusto e Con Gusto che ci aiuta ad imparare a mangiare sano attraverso un gioco con queste carte. Ecco, adesso ci sono le nostre amiche Ole e Ilvia che stanno realizzando questo gioco. Ve le chiamo. Ole, Ilvia, dove siete? Eccole, vi lascio di nuovo. Ciao ai bambini, ciao. E ora quanti? Tutti bene amici, andate su Sano Giusto e Con Gusto e scaricate le immagini degli alimenti. Poi stampate il foglio dei nutrienti. La prima cosa da fare, ritagliamo velocemente, per esempio, l'immagine dell'insalata. Montiamo le tesserine. Su ogni tesserina, guardate, devono venire così. Ci deve essere il nutriente al centro, per esempio, e l'indizio che ci riporta al nutriente che è contenuto nell'alimento dietro la tesserina. Ed ora è semplice. Basterà indovinare qual è il nutriente maggiormente contenuto nell'alimento. Al centro ci sono gli alimenti e qui tutto intorno sul tavolo ci sono tutti i nutrienti. Allora, giro di tutto la carta. Aspetta, tu giri la carta, giro la carta e guardate, bambini, che carta è? È il pollo! Il pollo! Allora, Lidia, bambini, indovinate qual è il nutriente maggiormente contenuto nel pollo? Proteine! Vuoi ascoltare una favola? Sì, lo chiediamo al mio amico Ermanno, il contafavole, che è bravissimo a raccontare storie che scrive insieme ai suoi bambini. Ascoltiamo! Ciao Rosa, ciao bambini, sono Ermanno Pacini, il contafavole, l'animatore teatrale del comune di Porto Sant'Elpidio dal 1979. Potrei essere vostro nonno, cari bambini. Cosa faccio? Opero soprattutto nella scuola primaria, con le classi dalla prima alla quinta, dal 1992, con questo programma in collaborazione con le insegnanti. Dall'apprendimento della scrittura al testo e sua rappresentazione, con l'animazione teatrale. Cosa facciamo? In prima impariamo a leggere e a scrivere con i giochi di animazione, in seconda scopriamo il soggetto e a costruire le frasi, in terza inventiamo le favole, in quarta le fiabe e in quinta le poesie. Mi potete trovare sul mio sito ilcontafavole.it, dove potete trovare tante informazioni, sulla pagina Facebook Il Contafavole e soprattutto sul canale YouTube che può interessare voi, dove abbiamo tanti video di favole e fiabe inventate, illustrate e raccontate dai bambini. Per voi. Ora ve ne posterò una. Il sole e la luna. C'erano una volta nel cielo il sole e la luna, in un pomeriggio d'estate. La luna voleva prendere il posto del sole per vedere la terra di giorno, ma gli abitanti protestarono perché c'era poca luce. Allora la luna chiamò in suo aiuto anche le stelle, ma era ancora troppo buio. Allora la luna capì che ognuno deve restare al proprio posto per non creare confusione.
Bambini, per fortuna Drillo sta un po' dormendo, così sono un po' più libera e rilassata. Lui è un gran burlone. E ora voglio mostrarvi un esperimento scientifico semplice che potete fare anche a casa e che ci aiuta a costruire un vulcano. Come si fa? Guardiamo il video. Buongiorno ragazzi. Allora, oggi facciamo un esperimento molto simpatico. Costruiamo un piccolo vulcano. Serve per questo esperimento un barattolo, ma va bene anche una bottiglia tipo dei succhi di frutta o un barattolo più piccolo, ciò che avete a casa. Poi serve un cartoncino. Se non avete il cartoncino, potete anche utilizzare quelle buste di carta e ritagliare una delle facciate di questa busta di carta e utilizzarla come cartoncino. Poi dell'aceto, del detersivo per i piatti e del colorante. Io ripeto, ho utilizzato una tempera, ma potete utilizzare gli acquarelli, potete utilizzare tutto ciò che, anche i coloranti alimentari. Allora, cosa bisogna fare? Bisogna creare un piccolo vulcano di carta, cioè un piccolo cono di carta grande abbastanza da ricoprire l'intero barattolo. Allora, praticamente io per poterlo fermare ho messo un po' di vatta all'interno in maniera tale che l'imboccatura, che è più larga rispetto all'apertura del barattolo, non abbia degli spazi. Vedete? Ho messo della vatta proprio per chiudere questo spazio. Chiaramente voi sarete molto più bravi di me a costruire un vulcano, lo potete decorare, potete colorarlo. Allora, adesso mettiamo all'interno il colorante. Quindi io metto all'interno il colorante rosso. Poi aggiungo l'aceto, un po' d'aceto, mettiamolo un altro po', poi aggiungo un po' di detersivo per i piatti, mi raccomando l'esperimento fatelo su un vassoio con della carta assorbente e adesso prendiamo il bicarbonato e mettiamo il bicarbonato all'interno, cucchiaiate, all'interno e vediamo cosa accade. Ecco qui, guardate che cosa sta succedendo. Sta avvenendo una eruzione, l'eruzione del vulcano. Guardate come scende. Questo accade perché abbiamo detto che l'aceto col bicarbonato produce anidride carbonica e quindi l'anidride carbonica, che è un gas, fa uscire fuori, fa sollevare il detersivo che crea queste bolle. Ecco, questo è il nostro vulcano. Guardate che eruzione. Ok, spero che riesca anche a voi. Eccomi, mi sono svegliato, sono ritornato. Eccoci Drillo, siamo arrivati alla fine della puntata di oggi e vi diamo appuntamento a venerdì prossimo. Oh, è già finito, mi dispiace. Sì, ma torniamo venerdì con un nuovo appuntamento sempre qui su FDM TV, sui canali Facebook, YouTube, Instagram e anche Twitch. Ma cosa c'è? Che cos'è? È un regalo per te, un regalo! Ma è bellissimo, aspetta che lo indosso! Grazie Drillo, grazie! Sei davvero molto gentile! Allora noi vi salutiamo bambini e ci vediamo venerdì! Ciao!